Grazie. Buonasera a tutti. Non sono di San Severo, ma rappresento, credo, il primo gruppo politico che ha parlato e denunciato quanto da chi mi ha preceduto, addirittura minacciando che ove sarebbero partite le ruspe io mi sarei steso a terra per non farle passare. A che ragione chi mi ha preceduto nel dire che non è una battaglia e non deve essere una battaglia politica, ma deve raggruppare il sentimento e il cuore di tutta la cittadinanza di San Severo e dei paesi limitrofi. Attenzione, per chi come me fa l'Italia dalle Valle d'Aosta alla Sicilia mensilmente, sa perfettamente che questo non è un problema che può riguardare solo San Severo, come nell'Eccese non è un problema che può riguardare solo Muro Leccese, come nel Barese solo Bari città, ma deve comprendere tutta quanta la collettività e spesso parte della provincia. Perché qua non stiamo parlando, non si vuole scendere nella demagogia e parlare, anche se si potrebbe fare, di tangenti che vengono riscosse sui rifiuti a discapito della salute pubblica. Non vogliamo farlo, non è questo il momento, non è assolutamente questo il momento, lo faremo se ne sarà necessario e se ne vedremo la necessità. Qui si parla di salvaguardia della salute pubblica. Ho letto in queste ore, anche nella notte precedente, alcuni comunicati fatti da qualche sostenitore dell'idea del compostaggio, dove vuole far passare avanti i 50 posti di lavoro senza menzionare le centinaia e centinaia di vite che si verrebbero a distruggere attraverso le neoplasie quotidianamente. Allora a questi signori io chiedo: quanto vale la vita di un uomo? Quanto vale la vita di un cittadino di San Severo? Quanto vale la vita dei vostri figli? Può valere una tangente o 10 posti di lavoro? A questo noi dobbiamo dire di no. Pertanto il mio gruppo è a completa disposizione degli organizzatori, tra virgolette, per utilizzarlo come meglio credono, purché questo centro di compostaggio non si faccia. Per la salute, lì dove vogliono far montare le torri che saranno le nostre torri della morte, noi abbiamo proposto una bella piscina per i nostri figli, un bel parco attrezzato per i nostri figli, e anche attraverso la piscina e anche attraverso il parco attrezzato si possono dare posti di lavoro. Forse non si possono riscuotere le tangenti, ma i posti di lavoro si possono dare. Viva San Severo Green! Conduciamola tutti insieme questa battaglia e facciamo tornare a splendere il nostro tricolore, ma con orgoglio e la speranza di domani, perché ieri è passato, oggi è passato e il domani ci appartiene. Grazie. Bravo!